Scuola nel caos, con incertezza sui posti assegnati ai docenti in ruolo e i numerosi casi di insegnanti mandati a centinaia di chilometri di distanza da casa. La soluzione per risolvere queste situazioni potrebbe essere quella della conciliazione, ma bisogna dimostrare l'errore del famoso algoritmo che ha generato le cattedre pazze. C'è stato un problema di fondo, cioè quando nella vecchia mobilità, che era diciamo tre sole fasi, quando si liberava un posto nella seconda fase, va bene, quel posto che si liberava su Arezzo lo rimettevano in gioco anche nella fase precedente. Era tutto un circolo di mettersi in gioco. Uno va, torna a Napoli e quindi quello che è a Firenze vuole tornare ad Arezzo, anche se ormai ha già girato, è stato già assegnato, non ha trovato il posto, però lo ritrova dopo. Cosa che non è successa questa volta. Quelli che erano in fase B1, cioè i primi, e quindi quelli col punteggio più alto, hanno chiesto Arezzo. Arezzo in quel momento non c'era nessun posto e quindi gli hanno dato Como. Siamo arrivati alla fase B2, dove c'erano tutti quelli che venivano da altri territori, si sono mossi e quindi quelli della fase B2 gli ha toccato Arezzo con un punteggio minore e quelli della fase B1 non gli ha toccato il posto vicino a casa. Quanti casi ci sono stati di spostamenti, che di cui ne siete a conoscenza? Di spostamenti? Una trentina per ora di quelli che sono arrivati, però non sono quantificabili su Arezzo, perché c'è stato un primo problema anche nella fase B, quella iniziale di settembre dell'anno scorso, perché molti docenti sono stati assegnati ad altre sedi, Cremona, Reggio Emilia, Bergamo, molto al nord, va bene? Queste domande che sono state fatte adesso di mobilità per rientrare nella propria città le ha gestite l'ufficio scolastico territoriale di dove erano titolari in quel momento. Quindi molti che vorrebbero tornare su Arezzo, esempio Caterina, che gli era toccato Padova l'anno scorso, la sua domanda di conciliazione la gestirà Padova, che in questo momento adesso lei è a Venezia, gli è toccata Venezia in questa verità. Quindi io non so, ma lei vuole tornare ad Arezzo perché è di Bucine, ok? Quindi io la sua richiesta di conciliazione la conosco perché gliel'ho gestita io e gliel'ho inviata io, però le altre che se la sono gestita da sola con altri sindacati io non le so e nemmeno posso vederle dall'ufficio scolastico territoriale di Arezzo, perché se le gestiscono gli altri uffici territoriali.